la priorità è svolgere il congresso. Io e la commissione abbiamo ritenuto di dover procedere. Io ritengo che senza un garante che sia di livello superiore il congresso non può essere. Questo è quello che io ritengo. Svolge questa assemblea nonostante si sia ancora in attesa degli esiti dei ricorsi presentati sullo svolgimento dei congressi di diversi circoli. Siamo qui per portare alla luce, come in spregio alla volontà di migliaia di iscritti e militanti, una classe autoproclamatasi dirigente agisca in maniera assolutamente autonoma e opposta rispetto agli organi che garantiscono il rispetto delle regole e dello statuto. Vi chiediamo la possibilità di valutare, amici e compagni, Commissione Provinciale per il Congresso, un rinvio del voto di ballottaggio al giorno 11 novembre o altra data che ritenete opportuna, in modo tale da consentire alla Commissione regionale per il Congresso di dare parere sui ricorsi in pendenza al fine di eleggere un segretario legittimato dal voto e dalle regole del nostro partito. Nel caso di non accoglimento del rinvio, a nome dei delegati che hanno già condiviso questo documento e dei delegati che volessero condividerlo, annunciamo l'abbandono dell'assemblea provinciale. Grazie. C'è una mozione d'ordine. Io non la posso mettere d'ordine, non è la mia facoltà. Non è nella mia facoltà, non la decide l'assemblea. Schede pigliate, ha vinto e cento, abbiate una luna senza cacciare il genio. Siete sporchi! Scusate, ma non è possibile, non lo puoi fare. C'è la
sì, perché noi dobbiamo votare. Non ho fatto nessun baltoppo nel condurre e candidarmi e condurre la mia piccola interna campagna elettorale. Io in questi giorni, io sono una persona di pace, sono una persona mite, buona per carattere, in questi giorni umanamente ma anche politicamente, perché questo non è un gioco, ci candidiamo a gestire un partito che gestisce le esigenze dei territori. Non stiamo scherzando. Manca l'elettore di Comiso che mi ha votato, cercatelo. Dice che è stato abbattuto. Avevo chiesto di intervenire per cercare, se mai ci fosse riuscita, di fare una mediazione, di mettere un po' di pace, di cercare di ricreare un po' di armonia, perché in questo partito ci sono energie, capacità, potenzialità straordinarie. Potremmo fare la rivoluzione culturale in questo paese, nella nostra comunità provinciale. Purtroppo a volte questo non lo capiamo, ci perdiamo. E avrei chiesto anche, nelle more che arrivino i risultati dei ricorsi che ci sono stati in tutta la provincia, attendiamo questi ricorsi. E dopodiché, se si rinvia di una settimana, non muore mica nessuno. La brutta vicenda di Comiso, perché non fa onore al Partito Democratico, non ha fatto onore neanche a me. Pensate che quel pomeriggio io mi sono sentito e mi vergognavo di fare lì il guardiano di uno che doveva controllare dei compagni di partito. E difatti dietro di me passava Toto Zago e mi regia: ma ci voglio offrire un caffè, manco salutare, a che ci pare combrughiamo? Qua ci vuole morisse. Io seduto lì con la... mi muzzicava la lingua e non dicevo niente, perché sarebbe stato... A dire il vero, sono stato talmente flessibile che ci furono delle persone che hanno chiesto di avere il voto per la moglie, gente anziana, e ci sei, quale problema c'era? C'è la scheda, lo facete votare. Compreso l'onorevole Di Giacomo mi ha chiesto, una figlia è fuori, che faccio? Ma qual è il problema? Le ceschede non avrebbero inficiato il risultato di un congresso, proprio per essere nella massima collaborazione possibile. Allora si finisce di votare, quando pensate alle 8... Prego. Sta denunciando una cosa, sì, una cosa grave, ma gravissima, e lo sa. Il Di Giacomo ha votato per il figlio, sì, un signore ha votato, sì, per la moglie. Sì, sì, 10 persone, no uno, 10. Io ero rappresentante di lista. Alle 6:30 il garante del congresso, la signorina, come si chiama? Saggia. Sigia. Alle 6:30 la signorina Sigia se ne va, abbandona il seggio, mi dice che deve andare a Vittoria a votare. Cico, scusa, da te, tu hai diritto a votare qui, non te ne puoi andare. No, io devo andare a Vittoria anche perché a puttare c'è gente a votare. Non la posso trattenere, se no. Quindi un po' immaginate, le 6:30 alle 8:15, una cosa che sta mancando. Messi 5 minuti attorno, quasi 2 ore. Abbandonato letteralmente. Abbiamo fatto le tessere che io ci ho raccogliuto i soldi, ci mesi là, e sono presidente del seggio. Cosa che non si è potuto fare, perché mancando il garante, manco se 8 o 9 tessere che si vicino 9 si potevano fare. Ma gliele abbiamo concesso pure a fare questo, perché se viene una gente. E non mi sembrava rispettoso per 600. No, no. Chiudiamo subito, alle 8 avviano 400, se mi sono affetto, ma comunque, chiudiamo l'urna e iniziamo lo spoglio. Si inizia lo spoglio, giustamente c'era ammazzo, denaro d'asta, calabrese pochissimo, una via rude. A un certo punto, siccome questo cretino, re 4 ha settato là, perché là si è votato alle 4 o alle 10 di sera, questo cretino ha messo lì, che aveva anche, aveva stato là senza muoversi completamente, e se le va la luce, può succedere, no, se le va la luce. Difatti ieri mi giustificavo, no, se lo va da tutto il palazzo, cioè, se mi scherzi però non ne hanno piegato da tutto il palazzo. Dopodiché,
ieri, ma è una giusta vacanza, se dai, per favore, finita, non mi venite qui tanto a luce, perché non solo un affare l'educato, ma poi babbo non ci può passare. Da questo punto di vista, allora, torna la luce. Io, appena si leva la luce, mi sono sentito in obbligo, in dovere, ridifendere l'urna. Lina, mi ci abbia io sopra, vero? Come scrivesti tu? Che io non do, ma tu non mi hai intervistato, qualcuno conto. Mi disse in dovere, ferme tutte, che non si, l'urna non si tocca. Pigliai sto telefonino e ho domani, almeno per un po' di chiarore. E pare in apparenza, tu là ci acconsera domani i telefonini. Lei torna a luce, si torna a spogliare e vedo lo schermo, un faccia in faccia. Lo scrutinatore comincia a tirare una scheda. Dopo lui c'è scheda, vedi e biro, una scheda canisce la carriera l'urna. E se mi fece una luce, sicuramente, sai, uno, non voglio essere prevenuto. Passano c'è quattro schede, attorno alla manuzza e tirano un'altra scheda. Disse no, a ciò non mi fece una luce, ho la certezza. Ma ancora tutto questo, passano ancora qualche altra scheda e chi ci ho pigliato, e lui c'è, questo l'urna. E c'era un mazzo di schede così, tutte piegate. Ma la cosa grave, che erano anche vidimate dalla garante. Non erano schede senza vidimazione dietro, c'era la firma della garante dietro. Come ci arrivarlo, o come ci vedemarlo, questo non ve lo so dire. Mi fu dirlo, dopo non ci arrivai a verirle queste cose. Dopodiché inizio così. Dice, ma che a fare? Vediamo. No, ma voglio fare. Ma che a fare? Allora io da prima mi hanno fatto sentire un cane vardiano, poi c'è stato dolce, se chi sto e chi da casa non si vedeva il caffè, che non aveva ferrucia, ma ora che cosa? Di fatto quando la sera lo salutai a tutti, Totò, a destanderla via, a destanderla si manteneva un po' tavolo, perché magari ci ha portato la faccia a ritagliare mentre la faccia. Si è sentito in obbligo, non in obbligo, non lo so, Pippo Di Giacomo, scusa, ti faccio le scuse, no, del partito, c'è Pippo Di Giacomo, ma che non ci sono scuse, non scuse, ma che non ce ne stiamo per, questa è una pugnalata che state dando a uno che venne a capo per seguire un congresso, per seguire il regolare svolgimento di un congresso. Allora io dico, sono stato un cretino, che non ho, in quel momento non ho bloccato tutto. C'era tutto da mettere a verbale, capi a far regalare il rausa a tutti, a far venere tutte bande a gente, devi dimostrare quello che succedeva. Ma non mi sembrava giusto e rispettoso per 600 persone che o coattivamente o liberamente vengono a votare e a inficiare quel congresso, se alla fine portano sì 5 schede, 6 schede, non lo so quando, che le da cacciuamo ammazzatie li vediamo e le abbiamo distrutte. E il congresso si è concluso in quel modo, si è concluso in quella cosa. Ora scusate, ma questo no. Abbiamo il diritto di fare il ricorso su questo. Ora, su questo abbiamo il diritto di fare il ricorso. Io questa cosa, l'altro ieri. No, perdonate. Questa ora c'è complice tutta la commissione. Perché io l'altro ieri notte, quando Nanni Frasca da solo combatteva contro una commissione che ci aveva bruciare, doveva annullare, doveva fare passare queste altre cose impossibili, io mi dissi in dovere all'unare notte, cioè me ne fatto la casa e me ne ho partito. Rapa a porta e ci accontai a tutta la commissione, sono tutti avvisati, lo sanno tutti cosa è successo, non lo so solo io, i componenti della commissione sono tutti, ci contai perché poi con Caruno dice chi è che succede io con Danilo, però non hanno avuto il coraggio di prendere le decisioni che bisognava prendere e quindi arrivato a questo punto, ecco, questo è quello che è successo. Purtroppo non ci fa onore una cosa del genere, non ci fa onore perché noi oggi parliamo che il signor Berlusconi non rispetta le regole, ma in questo partito succede niente.